Vediamo ora il discorso relativo al logaritmo complesso. Finora abbiamo scritto numeri complessi, il numero complesso generico z, come un certo modulo ρ per e elevato a jθ. Per cui, facendo il logaritmo in base naturale di entrambi i membri, ottengo log di z uguale a log di rho volte e elevato a jθ. Ma il logaritmo di un prodotto è la somma dei logaritmi, per cui questo è log di rho più log di e elevato a jθ, meglio log di rho più log di e elevato a jθ più 2kπ. E quindi riconosciamo, beh, anzitutto con un rapido colpo di mano facciamo sparire ciò che è superfluo, ovvero il logaritmo dell'esponenziale è esattamente g volte teta più 2kπ. Bene, nell'esponenziale complesso riconosciamo una parte reale e una parte immaginaria, quindi un re di log di z più j volte una parte immaginaria di log di z. Quindi il logaritmo di un numero complesso è un numero complesso. Un numero complesso che ha come parte reale una quantità costante pari proprio al logaritmo del modulo e come parte immaginaria l'anomalia θ più scatti di 2π ogni volta. Questo significa che su un piano di parte reale, parte immaginaria, abbiamo un log di rho. Quindi, se vogliamo, la parte reale è comunque il logaritmo di un numero reale, relativo però solo al modulo, come intuitivo che fosse. Quindi l'unico numero reale di cui posso fare il modulo sembra un gioco di parole, di cui posso fare il logaritmo e il modulo, e quindi nella parte reale compare il logaritmo del modulo. Come parte immaginaria ho dapprima θ più una successione di 2π, di salti di 2π successivi. Quindi abbiamo una successione di punti tutti immaginari aventi parte reale in comune, che si trovano tutti sulla medesima retta verticale nel piano complesso, equispaziati tra di loro di intervalli pari a 2π l'uno dal successivo. Quindi il logaritmo complesso non è nulla di difficile. Vediamo un esempio numerico. Quindi log, vediamo se questa scrive, log di 1 meno j radice 3.
scriviamo in nero che si vede di 1 meno radice 3 di j, scriviamo in verde che così si vede. Bene, qual è il modulo? Questo è z, evidentemente. Il modulo di z è la radice quadrata di 1 più 3 e vale 2. Dunque qua abbiamo prima di tutto una parte reale che è il logaritmo del modulo, cioè il logaritmo di 2, più, ricicliamo, questa formula quanto vale l'anomalia? Vale teta uguale arcotangente di parte immaginaria fratto parte reale, ma meno radice 3, l'arcotangente di meno radice 3 e meno pi greca terzi e quindi vediamo chi è il logaritmo di questo numero complesso è meno j volt pi greca terzi più 2k pi greco e quindi possiamo rappresentare questo numero con il logaritmo in base e di 2 come parte reale con pi greco terzi ovvero 60 gradi come prima anomalia e successivi step di 2 pi greco, sempre, ecco, sempre lungo l'asse immaginario. Quindi ho una serie, una successione lungo l'asse immaginario. Tutto chiaro? Bene. Alla prossima.